Noi abbiamo allestito questo laboratorio esclusivamente ex novo, volutamente fuori dall'ospedale Perrino di Brindisi, in quanto volevamo evitare al massimo il pericolo di contagio a tutti gli operatori del resto dell'ospedale. Questa struttura, che attualmente era deputata alle analisi di genetica, l'abbiamo convertita, riconvertita in biologia molecolare, perché avevamo già alcuni sistemi in grado di eseguire i test con metodica PCR real time che individua l'RNA del virus. Poi ci siamo attrezzati per un ulteriore sistema che in 75 minuti consente di darci 8 risultati e quindi quella per motivi ovvi sarà dedicata ai pazienti che accedono al pronto soccorso, ai pazienti che devono essere operati in modo che possano avere un test in tempi rapidissimi. E con questa nuova strumentazione potremo raggiungere nelle 24 ore 160 campioni.